Buongiorno a tutti amici e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio presentare una buonissima ricetta, quella che io faccio di solito. Sto parlando delle polpette di petto di pollo al forno, che sono molto leggere e ottime da gustare. E cominciamo con la ricetta. Allora, per le nostre polpette ci vogliono 350 g di petto di pollo, che adesso andiamo a tritare, 250 g di formaggio spalmabile, 30 g di formaggio, un albume, 13 g di prezzemolo, 8 g di sale fino. Poi per l'impanatura ci vuole un uovo e il tuorlo che abbiamo tolto precedentemente per togliere l'albume. Lo sbattuto, che poi in pratica dobbiamo passarci le nostre polpette, poi ci vuole farina, quanto basta, e pane grattugiato. Incominciamo col tritare il petto di pollo. Quindi inseriamo il petto di pollo nel nostro trita e tritiamo il tutto. Una volta che abbiamo tritato il nostro petto di pollo, ci inseriamo un prezzemolo, sale, albume e formaggio e amalgamiamo il tutto. Una volta che abbiamo amalgamato gli ingredienti che ho inserito prima, ci inseriamo il formaggio spalmabile. Allora, dopo che abbiamo inserito anche il formaggio spalmabile, abbiamo amalgamato il tutto, adesso prendiamo la farina, l'uovo che abbiamo sbattuto e il pane grattugiato. Io ho preso anche un bicchierino con un po' d'acqua. Questo perché? Perché prima di prendere l'impasto ci dobbiamo ungere le mani con l'acqua, così l'impasto non si attacca. Quindi, bagnato le mani, prendiamo un piccolo impasto, formiamo delle polpettine e le inseriamo dentro la farina. Giriamo bene bene, lo infariniamo tutto, passiamo nell'uovo, bene bene, e alla fine lo inseriamo nel pane grattugiato. Lo impastiamo tutto, ci diamo un'altra girata e lo mettiamo su una teglia con carta da forno. Formiamo tutte le nostre palline di petto di pollo fino a fine impasto. Una volta formate tutte le nostre polpette di petto di pollo, adesso inforniamo. Inforniamo a 200 gradi per 15 minuti forno statico. Abbiamo sfornato le nostre polpette di petto di pollo, ragazzi, e sono venuti in questo modo. Sono una bontà incredibile, li ho assaggiati proprio buonissime. Adesso vi faccio vedere l'interno. Buonissime, guardate, morbidissime. Che dirvi, da leccarvi i baffi. Beh, ragazzi, mi raccomando, con i pollici in su, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. E ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti!